Non è che diventa più facile, perché si è più consapevoli, no? Più si sale di età, più si è consapevoli di quanto si mette in gioco di noi stessi quando si suona, muscolare, tendineo, nervoso, emotivo, emozionale, intellettuale, astratto, c'è tutto. Quindi dall'aspetto sportivo all'aspetto filosofico, la musica copre tutto. Quindi quando si sale di età, certo, si è più grandi, la mano è più completa, il corpo risponde meglio, però si è anche più consapevoli della finezza di ciò che si deve fare e delle sfumature. E come dicevo prima, del fatto che ogni giorno si riparte avendo in testa un'idea, ed è questa la cosa che arricchisce tantissimo, probabilmente è una delle migliori terapie contro l'Alzheimer o il Parkinson, perché noi veramente dobbiamo ragionare in astratto costantemente quando studiamo a casa, ripartendo sempre solo dai nostri pensieri costantemente, oltre che dal suono e dall'aspetto muscolare, ma parlo dal punto di vista mentale, quindi è una grandissima disciplina. E con queste parole invito Daniela Pierottella. Vieni. Pierottello, scusami. Suono l'arabesca numero uno di Debussy. Buon ascolto. Thank you.
Bravissima. Anche Daniela è vincitrice di categoria.